Ciao amici di Total Photoshop, sono Mauro, siamo sempre nel mio studio. Parliamo oggi di un accessorio fondamentale in fotografia, il cavalletto. Cerchiamo di spiegare quando serve utilizzare il cavalletto, i vari tipi di cavalletti, qui vedete ce ne sono di diversi tipi, e gli accessori dei cavalletti. Fondamentalmente la prima domanda da porsi è quando usare il cavalletto e perché usarlo. Fondamentalmente, se io scatto a mano libera, se utilizzo un tempo di scatto molto veloce non ho nessun problema, in quanto la foto sarà nitida. Se però scatto con un tempo di esposizione ridotto, subentra quello che è il micromosso, ossia io purtroppo, per quanto cerco di restare fermo in una posizione, ho un movimento del corpo che si traduce in un movimento della macchina fotografica e quindi una perdita di nitidezza dell'immagine. Per cui, per evitare questo, si utilizzano i cavalletti. Cavalletto altro non è che un dispositivo dove io aggancio la macchina fotografica e il sistema diventa decisamente più stabile. Io a questo punto posso anche tenere dei tempi di esposizione molto molto lunghi, anche di minuti, e non ho nessun problema di nitidezza e di mosso proprio perché il sistema è decisamente stabile. Quindi il cavalletto fondamentalmente serve ad evitare il mosso. Quando dobbiamo usarlo? C'è una regola che è utile che sappiate e dipende dalla focale, dall'obiettivo che io sto utilizzando. La regola dice che a mano libera posso scattare fino a un tempo che è l'inverso della focale. Quindi se ho un'ottica, come in questo caso che è un 60 mm, fino a un tempo di scatto di un sessantesimo di secondo posso scattare tranquillamente a mano libera. Se il tempo di scatto diventa più lungo, quindi che so un trentesimo, un quindicesimo, so già a priori, prima di fare lo scatto, che la foto sarà mossa. Quindi in questo caso aggancio la macchina e faccio il mio scatto. Dicevamo, è legato alla focale, per cui se io addirittura utilizzo, e diventa molto più critico se ci spostiamo sui teleobiettivi. Quindi se passiamo da un grandangolare a un teleobiettivo, come in questo caso un 500 mm, l'inverso della focale è un 500esimo. Quindi capirete che è molto critico. Vuol dire che al di sotto di un tempo di un 500esimo dovrei utilizzare il cavalletto, praticamente sempre in questo caso. Ci sono dei cavalletti specifici per teleobiettivi di queste dimensioni, che sono molto comodi per essere utilizzati, e altri cavalletti che si prestano invece per altre situazioni. Veniamo al caso del cavalletto utilizzato in studio. Generalmente è un cavalletto un po' diverso, ha delle rotelle in modo che io me lo posso portare comodamente in giro per lo studio, ha una regolazione unica per l'altezza della colonna centrale. Quindi è molto pratico, però logicamente è pratico in location come lo studio, dove non me lo devo portare in giro. Se invece devo trasportare il cavalletto, dovrò cercare di avere il miglior compromesso tra peso e stabilità. Ci sono diversi tipi di cavalletti. In questo caso vediamo un cavalletto in carbonio, altri cavalletti in alluminio, quindi abbiamo appunto tre di alluminio e uno di carbonio. Sono tutti cavalletti abbastanza solidi e robusti, nel senso che riescono a sopportare un'attrezzatura professionale come macchina fotografica, e addirittura potrei montare questo teleobiettivo anche su questi cavalletti. Il consiglio è non prendete dei cavalletti deboli, o comunque a volte si è attirati dal fatto che il cavalletto sia piccolo, però un cavalletto piccolo si traduce in un cavalletto poco stabile, e quindi a volte tanto vale portarselo dietro se poi il cavalletto già di per sé oscilla. Altro consiglio è l'accessorio fondamentale del cavalletto, ossia la testa del cavalletto. Sui cavalletti potete montare diversi tipi di teste.
come in questo caso è una testa con due regolazioni, quindi posso regolare i vari assi con due regolazioni, oppure una testa molto più pratica che con una sola regolazione, cioè una testa a sfera, posso regolare la posizione, bloccare e fare lo scatto. Ci sono poi degli altri accessori che si utilizzano sui cavalletti più specifici, come ad esempio delle staffe per la macrofotografia, oppure questo tipo di testa specifico per le foto panoramiche. Adesso non entriamo nel dettaglio, ci entreremo magari con delle lezioni specifiche sulla foto panoramica. Un altro tipo di cavalletto, se così possiamo chiamarlo, è il monopiede, nel senso non è un treppiede come questo, appunto dotato di tre gambe, ma ne ha una unica. È decisamente meno stabile di un treppiede, però ha il vantaggio di poter essere utilizzato dove c'è poco spazio, e quindi pensiamo ad esempio negli stadi dove c'è della folla, e anche al vantaggio che se io devo cambiare velocemente il punto di ripresa, posso lasciare la macchina attaccata al monopiede e portarla in giro, appoggiarmi, cercare di avere la massima stabilità e scattare. Dicevo, non ha la stessa stabilità di un treppiede, ma è decisamente molto molto meglio che non scattare a mano libera. Quindi il consiglio che vi do io è, se fate fotografie di paesaggio, fotografie di natura, portate il cavalletto sempre con voi. Lo so, è una noia perché pesa, è ingombrante, però vedrete che le vostre fotografie vi ringrazieranno, perché utilizzare il cavalletto vuol dire avere un diverso approccio alla fotografia, vuol dire anzitutto scegliere esattamente il punto di ripresa. Quindi se io devo fare lo scatto col cavalletto, dovrò decidere se posizionarlo in basso, in alto, dovrò aprire il cavalletto, controllerò esattamente la posizione dell'orizzonte, e quindi non avrò gli orizzonti inclinati, e avrò quindi un approccio completamente diverso, nel senso mi imporrà di studiare la scena, e questo è fondamentale, perché vi accorgerete che gli scatti fatti col cavalletto avranno quel qualcosa in più che scattando a mano, forse nella frenesia di scattare di qui, scattare di là, non otterrete. Quindi portate sempre dietro con voi il cavalletto e buoni scatti.